Ciao amici, eccoci qua, giovedì, mukbang. Lui è attento, lui è attento. Nella mangiata del giovedì con l'intervista con il mio ospite non potevo non far venire in studio, qui ad Ivrea, lui, il maestro Moretto. Guarda, sono emozionato perché essere da questa parte è... Sapete che rumore ha fatto quando è arrivato? Esatto, così. È stato bello. Oggi abbiamo Mirko, non per fare una recensione sulla musica, ma per parlare un po' di lui, per conoscerlo meglio. Lo vedete al sabato, super editato, accelerato, lo vedete sul suo canale che ovviamente trovate in descrizione. Ma vogliamo far conoscere un po' tutti i ragazzi che partecipano a questo progetto, mangiando ovviamente gli hot dog della Raita. Questi ragazzi sono fortemente raccomandati. Sì, poi dobbiamo dire anche a questa ditta che fa queste patatine, ma credo che dovrò scrivere in Tunisia, visto che mangiamo sempre queste, non le Pringles, perché vabbè, le Pringles le abbiamo già fatte, quelle indiane, ma queste qua, la paprika, sono davvero tanta roba. Allora, Mirko Moretto, eccolo qua, lo riempirò io di domande per voi, tanto abbiamo questa nostra mezz'oretta di mangiata senza editing, poi ovvio, se parte qualcosa bippiamo, ma tanto Mirko ormai sa già come funziona. Intanto facciamo un brindisi con il maestro prima che apro le patatine. Allora anch'io. Dato che lui apre, abbiamo il tomato ketchup, quello 5% di grassi. La salsa hot chicken ve la faccio provare sicuramente. E la salsa burger. E poi questa maionese. Come dolce, me lo sono dimenticato, vergognoso. Meno male che c'è il Familia. Extra fondente, visto che è stata Pasqua. Voilà. Alla tua. Alla tua. Petepe. Petepe. Ci tengo a precisare che è stato tutto disinfettato prima di essere messo, anche gli hot dog, ho spruzzato la mucchina sopra. Sì. Bene, allora, io lascio che il maestro Moretto si prenda un morso e si prenda un panino, così almeno poi dopo io inizio a mangiare, intanto che lui racconta della sua vita. Okay. Oggi abbiamo deciso di fare un po' alla sciamana, quindi di mettere le patatine sul tavolo, visto che tanti dicevano, ma sì, ma dai, non usate troppi piatti, l'ecologia, va bene. Io inizio già a sbrodolare tutto. Facciamo alla sciamana. Allora, buon appetito, maestro. Buon appetito. Io do un morso alla patatina. Come vedete, se partecipate alla mukbang vi beccate anche le ricette di casa mia, perché tante attività sono chiuse. Mi ricordano le serate. Puoi salsare, eh. Sì, scegli tu. Il primo morso volevo darlo così per ricordare i vecchi tempi. I vecchi petepe. Va bene. Molto buoni. In realtà la gente non viene perché ha piacere di parlare con me, ma perché ha piacere di mangiare. Io mi sono sempre rifiutato, in realtà, di venire a fare la mukbang quando ho detto, ma fai panini la Rita. Allora... E allora assaggio anch'io. Cheers. Tutti sbrodolati, hot dog di pollo, sì, con cipolla scottata, signori miei, pazzesco. Secondo me, più che un'intervista, oggi sarà una full challenge. Potremmo anche non dire niente, goderci il piatto così. Faremo anche un ASMR insieme allora. No. Appena finito il primo, poi facciamo una domanda. Vi ricordo, amici, che oggi è giovedì, esce questo video, ma sabato, come sempre, su vostra richiesta facciamo le recensioni. Abbiamo cominciato un percorso sui Queen, ma anche seguiamo tanti artisti italiani, vedi Vasco Rossi sabato scorso. Ma oggi siamo un po' qua per conoscere Mirko. Allora, questa è la prima domanda che faccio a tutti. Una volta che sei pulito la bazza, come si suol dire, caffè la bazza. Ma chi è Mirko Moretto? Sono tutti tuoi. Chi è Mirko Moretto? Mirko Moretto è un... direi quasi 26enne, fanatico musicale. No. È musicista, ecco, prova a essere tale. E con questa malsana passione per la batteria, ormai da quando ho 4 anni. Lui diceva, come, 4 anni già riuscivi a capire? Sì, già riuscivo a capire che cosa mi affascinava, perché non c'è niente di più sincero, nel senso, se,
se una cosa ti piace fin da piccolo, la strada evidentemente da seguire è quella, devi cercare di fare di tutto poi per raggiungere questo obiettivo. E niente. diciamo e noi ci capiamo. Quando è che ti sei approcciato alla radio? Non mi ricordo se era 2014 o 2015. Allora, qua 14 forse. No, allora qua dobbiamo poi anche fare una piccola digressione ringraziando Mattia Losi, perché è Mattia che ci ha messo in contatto. Spoiler man per gli amici del canale. Io sono entrato in radio nel 2015. Ok. Dopo ho conosciuto nell'estate del 2015 Mattia Losi, con il quale c'è stato subito un buon rapporto. Sì, è impossibile non legare con Mattia, comunque. Mi ha detto: guarda, io non andateci solo al cinema, sa già visto un film. Con Mattia e poi anche con suo fratello Alessandro Lealo. Con il quale poi abbiamo fatto una sorta di, non so come dire, riunione creativa, che in realtà era un aperitivo in un bar di Vercelli, come sempre, dove mi hanno proposto questa collaborazione di entrare a far parte della famiglia di Epo Radio, facendo appunto un programma radiofonico una volta alla settimana, Feel the Beat, che era Keep the Beat. Keep the beat, che facevo in coppia con un amico, con cui producevamo anche. E poi l'anno dopo, due anni dopo, ho avuto il programma tutto mio, ed è stato anche un po' un orgoglio. Per chi segue Alex e la radio da un po' di tempo, si ricorderà magari. Chi è che mi segue? Si ricorderà di Jambon de Papillon, magico appuntamento con Jambon de Papillon. E voi vi direte: perché non continua? Perché Mirko, a mia vista, la mia idea, è un ottimo artista, un ottimo musicista, si è spostato molto dalla dance, ma soprattutto lo vedo a suo agio quest'anno con me nel progetto YouTube, nelle recensioni. Quindi abbiamo deciso, ovviamente ne abbiamo parlato, di usare tutte le sue forze sui video settimanali, che credetemi non è poi così semplice fare il video settimanale, non è così un gioco, perché molte volte siamo costretti a vedere film che non volevamo vedere. Parlo per me, che poi sono piaciuti, magari parlare di argomenti, trovare anche il momento giusto, sperare che anche la connessione a volte non faccia i capricci, se no metà della recensione quindi mi fanno conoscere questo ragazzo, ben contento anche col suo socio, mentre giravamo un video musicale per un gruppo del quale faccio parte, che non vi spoilerò. Lui, credo la scena più bella del video, dove lui gioca con l'asta da selfie tipo Star Wars, gli viene portata via e c'è proprio una meme umana. Sì, e che non erano ancora tanto di moda forse i meme, non avevano tutta questa visibilità che hanno oggi. No. Dove c'è questa mia espressione, non so anche come definirla, non trovo l'aggettivo. Simpatica. Bello, è stato un bel pomeriggio, ci siamo divertiti a fare quelle sì, video. Cioccolata calda per tutti, 80 euro di cioccolate calde, è stato. Ma no, è bello, bello, perché poi ho potuto girare nella mia città chiedendo permesso ai vigili. Tanta roba. Ogni volta che vengo qua scopro qualcosa. Ma hai parlato da 4 anni, ma il tuo percorso musicale, sì, come si sta evolvendo? Perché tu hai un canale YouTube, sì, hai seguito molto un progetto interessante durante il lockdown, ma parliamo un attimo prima, perché ormai dobbiamo essere abituati a parlare prima del lockdown e post lockdown. Che cosa stavi cercando di incanalare nella tua vita artistica soprattutto? Cosa vorresti fare? Quali sono ancora i tuoi progetti attivi? Sì. Devo mangiare io questo perché mi hai detto che sei un po' sfaldato, ma non c'è problema. Dunque, l'obiettivo finale che sto cercando di consolidare col tempo è quello di lavorare nel mondo della musica, ma a 360 gradi. E un pochettino fino a questo momento ce l'ho fatta nel mio piccolo, senza
grosse ambizioni, ma con sempre l'obiettivo ben, ben preciso. La batteria è sempre lì e rimane la cosa principale, però per esempio rimane il fulcro, diciamo. Rimane il fulcro, esatto. Però ad esempio, da quando sono entrato a far parte qui della famiglia di Epo Radio, ho scoperto il mondo delle serate, mm-hmm. della musica elettronica. Io intanto mischio maionese. Sì, sì. Intanto ma... c'è un disgarro, sì, dell'elettronica. La musica, musica elettronica, il mondo dei DJ, per il quale ho avuto una sorta di folgorazione. Brutta gente. Intorno ai 18 anni. E diciamo che portavo avanti questi due progetti, perché da una parte avevo le mie cose batteristiche e dall'altra le mie cose elettroniche. Elettronistiche, diciamo così, coniamo questo termine. Però devo dire che con il passare del tempo la scintilla, se vogliamo dire, del DJing, queste cose, è sempre lì. Perché poi comunque è un po' come andare in bicicletta, no? Sì. Per qualcuno. Una volta che hai familiarizzato, difficilmente te lo dimentichi. E se capita, non ti fai trovare impreparato. Però la fiamma della batteria è sempre lì. Non mi ha mai abbandonato, anche quando magari l'avevo accantonata per qualche anno, perché purtroppo è capitato. Succede. Tutti abbiamo avuto un momento di buio nella nostra carriera artistica, e chi lo nega è un buffo. Bisogna sempre pensare a questo. Ma finisci il panino, intanto sì, vi ricordo, io vado, che ci sarà una bella sorpresa da maggio. Scusatemi, mi devo soffiare un attimo il naso, così almeno capite che è tutto fatto senza editing. Avrete una bella sorpresa da maggio, perché ci sarà una novità. Non vi dico nient'altro, seguite un po' tutta la calendarizzazione dei video del canale YouTube, perché lunedì sapete che c'è Spasso con Alex, martedì il video podcast con Federico, mercoledì l'unboxing, giovedì mukbang, venerdì quattro chiacchiere, che poi alla fine stiamo cercando di fare un punto fisso anche con Mattia, perché è bello fare due o quattro chiacchiere con Mattia. Il sabato è diventato recensione col maestro Moretto, la Morettensione. È territorio mio. E la domenica... ci potrà essere però qualche variazione sulla programmazione, perché siamo quasi arrivati a 100 video e secondo me uno dei 7, però no spoiler, non mi chiamo spoiler man. Ma invece i tuoi genitori come la vivono la parte artistica? Perché so che molti quando sentono sì, ma non perdere tempo, è un hobby, divertiti, sì. Quando tante persone invece vogliono intraprendere, sacrificare in senso buono la vita, dedicare la vita alla musica o all'arte, non è che sono sempre appoggiatissimi. No, io devo dire che da questo punto di vista non ho mai avuto grossi problemi, non ho mai avuto problemi in realtà, perché ho sempre avuto due genitori che mi hanno sempre appoggiato in tutto quello che ho fatto musicalmente parlando. Sono i primi fan, i primi due fan. Anche delle recensioni. Dove è la mia recensione, non potevo dire la parola. E mi supportano sempre in qualsiasi cosa faccio. E l'altro, ho creato la playlist a mia mamma, uh-huh. sul cellulare, mio papà, che delle recensioni. Giusto. Che tutti i giorni vi dovete mettere lì a random e mettete like, l'abbiamo già messo, rimettete, sfornate le like. Per esempio, io le prime lezioni che ho preso di batteria le ho prese verso i 10 anni, ok, in una scuola di Casale Monferrato. Però c'era poco feeling col professore. Io sono una persona che deve instaurare sempre un certo rapporto con le persone. Come abbiamo fatto io e te alla fine. Esattamente. Poi mia mamma faceva la sarta, quindi c'è molto feeling. e mio zio ricamava, e quindi sai, c'è stato un po' di tagli e cuci. Infatti quando andiamo a comprare la verdura c'è il peso uncinetto. Vabbè, basta. Stop. Poi lo metti sotto un po'. Non mi serve, devo riguardarla tutta. E
Solo che non mi trovavo appunto con questo insegnante, non c'era molto feeling, allora mia mamma ha capito che non era la strada giusta, okay. E ho smesso per un annetto o due, ma continuando a suonare, come fanno molti sui dischi, ascoltando. Sì, è molto utile, ho notato. Sì, 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 sì. E dopo un paio d'anni viene a sapere tramite amici comuni che c'è una scuola a Vercelli, che c'è tuttora, okay. Dove c'è un insegnante molto bravo con i bambini, a che mi convince lei a tornare a prendere lezioni. Questa è una cosa molto bella. Esatto. È una cosa meravigliosa. Con mio papà, ovviamente. Cioè, sì, 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 beh, certo. I miei genitori che mi convincono a tornare, e con questo insegnante io ho un rapporto bellissimo. Salutiamolo. Salutiamolo, Cesare Petrelli, grande, grande, grandissimo batterista e grande, grande persona. Con il quale ho studiato per una decina d'anni circa. Uh-huh. Adesso ho deciso di prendere un altro percorso di studi, quindi non frequento più quella scuola con quell'insegnante, però ci sentiamo regolarmente. Comunque le tue recensioni arrivano anche a lui. Nostre. Le nostre recensioni. Portale di Vercelli. Io capisco, ma siamo in due. Non so per dire. Sì. Poi? E niente, comunque i miei genitori non mi hanno mai frenato, ecco, anzi, sono stati un... Secondo me ci accomuna tanto questa cosa, dobbiamo un grosso grazie sia ai tuoi che ai miei, perché hanno sempre appoggiato. Ovvio che abbiamo la fortuna, adesso non spero di non fare una gaffa, di essere figli unici tutti e due. Sì. Quindi questa è una cosa d'aiuto, non vuol dire che siamo stati viziati, in parte sicuramente, però io ti consiglio... Se riesci questa salsa, però devo dire che grazie a loro. E la chicken. No, la burger, questa è quella che trovi nel crispy. Ah, okay, non okay. Mi piace, pazienza. Ormai è lì, la mangi. E devo dire che è molto bello. Però la cosa positiva, secondo me, della famiglia è questa: se voi avete un figlio che vuole inseguire il sogno di fare DJ, musicista, però non fate come i genitori che hanno i figli che giocano a calcio molte volte. Che li scambiate per dei bomber che sono bravissimi, sono i migliori e qua e là. Dovete davvero farli restare coi piedi per terra sempre, è molto importante. L'umiltà è la prima cosa che ti fa andare avanti, e ve lo dice uno che a dicembre di quest'anno fa 25 anni di carriera. Ci sarà un motivo, non è che sono più bravo o meno bravo di altri, semplicemente che con l'umiltà ho fatto passo dopo passo quello che sono riusciti magari a fare persone che non riescono a fare persone magari dopo 30 anni, quindi davvero credeteci, ma piedi per terra. E mangia Mirko, sì, sì, perché non stavo ascoltando il discorso. Tanto il bello è che non ci sono velocizzazioni, mm-hmm. Siamo tranquilli. Poi questo hot dog pauroso, io poi una volta che lo finisco vi ringrazio e vi saluto. E stiamo cercando, ecco, anche una location poi per fare le mukbang, perché vorremmo avere una location per il mukbang. Infatti ci vuoi mettere a disposizione il proprio ristorante, noi saremmo ben accetti a venire a fare live e tutto quanto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Com'è questa salsa? Buona, infatti. Baba Burger. Anche quella hot chicken, però devo dire che la burger spettacolare. Invece, prima di salutare, perché non finiamo mai per non annoiare troppo le persone, perché è un concept nuovo che ho fatto della mukbang, è una mangiatina, ma più che altro è conoscere la centralità della persona che è con noi. Come mai hai sposato così tanto bene questo progetto del canale di quest'anno? Perché ti ho visto proprio preso bene. Perché... Oddio, non so se riesco a rispondere, ci provo. Perché prima di tutto volevi fare un viaggio in Trentino e farci un video. Quello eri tu. Allora, quando sei partito con questa challenge, ho detto, caspita, bella sfacchinata, perché c'è tutto un lavoro...
una volta che viene stoppato il video, il dopo è un lavoro incalcolabile. Sì. Quando mi hai chiesto di fare la prima recensione, che ti va di recensire, parliamo di come siamo andati a vedere Bohemian Rhapsody, mm-hmm. mi è piaciuto il tuo punto di vista, è come se mi fosse scattato qualcosa, perché su YouTube se ne trovano anche di recensioni, di cose, però dopo che abbiamo girato la prima sentivo che comunque con te feeling, esatto, cioè questione di feeling, esatto. Si diceva, e allora scusate, mi sono piaciuti tutti i passaggi che portavano alla recensione del sabato, ovvero documentarsi, trovare le famose chicchette, esatto, e cacciatori di tesori, cacciatori di tesori, esatto, e scoprire degli artisti, perché magari alcuni degli artisti che siamo andati a recensire si conoscevano bene o male i grandi successi. Io stesso con Elton John, sì, devo dire che ho scoperto certe cose che, sì, che non immaginavo neanche, sono, sì, rimasto molto colpito. E poi vabbè, questa passione spasmodica per i Queen che abbiamo scoperto che ci lega entrambi, ci ha aiutato a... Living on my own. Però appunto, siccome mi piace molto anche il mondo del dietro le quinte, gli editing, queste cose qua, ho deciso di sposare la causa, esatto, di essere utile alla crescita di questo canale. E i miei ragazzi sono utili e indispensabili. Pensate solo. Allora, questo è Mirko, ma tornerà per la seconda parte anche lui. Quest'anno ritornerà sicuramente. Ci vediamo con lui sabato e forse anche... perché magari lo vedete 3 volte questa settimana. Non dite niente. Noi vi salutiamo, tra poco ci mangiamo questa buona cioccolata. Tra l'altro lo lascio finire in santa pace gli hot dog, ma io personalmente ho la tempistica del video ormai, quindi sì, so quando devo mangiare, so quando mi devo fermare, scommetto anche di sapere il minutaggio, ma ve lo dico solo quando stoppo il video, che è meglio per evitare figure. Grazie Maestro Moretto, sotto tutto ciò che lo riguarda, quindi Instagram, Facebook e soprattutto il suo canale YouTube dei Fuori Frequenza Band. Fuori Frequenza, che sotto lockdown ci hanno deliziato con dei bellissimi brani in separata sede, ma uniti, sì, da un video. Se volete poi andare a scoprire, mi raccomando, iscrivetevi, perché ci tengo che cresca anche il loro canale. Sarebbe bello che tutti i miei iscritti non migrassero, ma consolidassero anche quel canale. Quindi mi raccomando, andate, che è sempre una bella non cosa. Non fate timidi. No, esatto, spolliciate e soprattutto scampanellate, ragazzi. Non so con cosa chiudere, ma ho una mezza idea. Alla prossima, Mirko. Godi forte, Alex. Godi forte, Mirko.